Lehmann nasce a Copenaghen nel 1888. Dopo le scuole superiori si iscrive alla facoltà di matematica dell'Università di Copenaghen e completa i suoi studi nel 1920, dopo averli temporaneamente sospesi per motivi di salute. Dal 1925 diventa collaboratrice di Nils Erik Norlund e si appassiona alla geodesia, la scienza che studia la forma e le dimensioni della Terra. Si dedica a predisporre e allestire in Danimarca e Groenlandia degli osservatori sismologici, usati per misurare le scosse sismiche. Si occupa di studiare e caratterizzare le onde P, che sono, tra le onde sismiche generate da un terremoto, le più veloci, e quindi quelle che sono avvertite per prime da una stazione sismica. Oltre alle onde P, studia il nucleo terrestre, ed è anche grazie alle sue ricerche, compiute prima della Seconda Guerra Mondiale, che si è potuti arrivare, negli ultimi anni, ad avere precise informazioni su come è effettivamente composto il nucleo della Terra. Oggi infatti sappiamo che il nucleo è composto da una parte esterna, liquida, e una parte interna, che a causa della pressione elevatissima è invece solida. Questa variazione nella struttura interna della Terra è conosciuta con il nome di discontinuità di Lehmann. Inge Lehmann è membro della Royal Society di Londra. Negli ultimi anni della sua vita riceve numerosi premi e riconoscimenti accademici, sia in Europa che negli Stati Uniti, dove vive per alcuni anni. Muore a Copenaghen nel 1993 e proprio in quell'anno un asteroide viene chiamato con il suo nome.